Salve onorevoli, benvenuti qui in questo nuovissimo episodio. Siamo su Fallout 2, come sempre io sono l'Arax di Cormaris. Allora, nello scorso episodio ci hanno lasciati con l'arrivo al Den. E ora più che mai direi che tutte le zone qui presenti le abbiamo più che largamente esplorate. Quindi possiamo tranquillamente avanzare nel vero e proprio cuore del Den. Quello che più di tutti potremmo definire il Den, e cioè il centro. Guarda che bello, ci accolgono questo magnificante, brillante cimitero. Eccolo qui. E direi che a questo punto, perché no, andiamo direttamente. Come vedete, questi qui sono tutti schiavi. Andiamo direttamente a chiedere di Mezzer. Ok, qui come vedete, un'insegna della Gilda degli Schiavisti. Quindi dai una bella apertura e si butta dentro. Ah, carne fresca. Benvenuto alla Gilda degli Schiavisti. Mi chiamo Aidan. Sei qui per fare per affari? Spero per te che sia così. Cosa fa esattamente la vostra gilda? Mi stai pigliando per il culo. Noi catturiamo e vendiamo schiavi. È per questo che sei qui, no? Cerchi un po' di azione. Vorrei comprare degli schiavi. Parla con Mezzer, di solito non vende al pubblico. È già abbastanza impegnato con clienti più grossi. Chi è Mezzer? Cazzo, non conosci Mezzer? Cosa hai fatto finora, se in questa città, per non saperlo? È il capo della gilda degli schiavisti, anche se mi verrebbe da doppiarlo tipo in stile doppiatori di Dimagaz, quindi... Cazzo, fratello, ma non come fai a non conoscere Mezzer? Cosa porco Giuda hai fatto? No, porco Giuda non è da doppiatore, vabbè, non lo so fare comunque. Posso chiederti qualcos'altro? Cosa c'è? Conosci un uomo di nome Vic? Sì, Vic, quel mercante, giusto. Quello che vende vecchia roba proveniente dal Vault. È fottuto, Mezzer è piuttosto incazzato con lui. È in vendita? Non credo, quell'idiota di Vic ha fatto incazzare Mezzer per via di una radio o qualcosa del genere. Dubito che voglia vederlo, ma è meglio se provi a parlare direttamente con lui. Ok, grazie, arrivederci. Dubito fortemente, lui sappia dove è il Vault. Ok, quindi diamo una bella apertura. E credo che sia dietro questa porta. Cosa cazzo vuoi? Questa è la gilda degli schiavisti e non è il posto adatto per i fottuti sbandati di jet come te. Che beh, bellissimo, e questi sono tutti fottuto, cazzo, magnifico. No, qualcosa che vorrei vendere, se no sì, ci fanno vendere il compagno. Se ce lo state chiedendo, credo, se ricordo bene. Posso far entrare, far parte della gilda, chiediamolo solo per informazione. Credi di potercela fare? Io non prendo... Il primo venuto, che cazzo, se sgarri ti liquido all'istante e dovrai fare un tatuaggio sulla fronte che ti identifichi come schiavista, è permanente, perciò niente ripensamenti. E infatti, signori, qui voi potete diventare uno schiavista, solo che come cosa non ci conviene minimamente per due fattori. Uno, il vantaggio unico di essere uno schiavista, che loro vi permetteranno di fare delle... le razzie da schiavisti, chiamiamoli così, che semplicemente voi al comando, cioè comando... Vi seguiranno quattro alleati, andate in questa porzione di mappa, tipo i terreni di caccia del Geco, per intenderci, con 3-4 tende, il vostro compito è uccidere tutte le guardie, e vi pagano. Il problema è che andando avanti aumentano la difficoltà dei nemici, e se non sbaglio la paga invece rimane uguale, però il problema è che avere quel tatuaggio in fronte, prima di tutto ci farà avere una cattiva reputazione con tutti, ma soprattutto ci precluderà la possibilità di fare missioni per conto della RNC, Repubblica della Nuova California, che qui vedremo tra l'altro come nasce. Ma a parte quello, devo pensarci su, tornerò. Ma noi non eravamo venuti per chiedere questo. Cosa puoi dirmi a proposito della vostra gilda? Che cosa cazzo pensi che sia? Questa è una gilda schiavista, io mi occupo della compravendita di schiavi. Dove prendete gli schiavi? Oh, qua e là, principalmente raccogliamo primitivi e nomadi, se ne incontriamo un gruppo. Sembra divertente, come faccio a partecipare? Ho un'altra domanda. A proposito di Vic, è lui quello specializzato in tecnologia del volto, almeno così dice lui. È di mia proprietà adesso, non va da nessuna parte. Posso vederlo? E perché? Ah, cazzo, non importa. Cerca solo di non disturbarlo troppo, mentre ripara quella dannata rice trasmittente. E sarà meglio che la ripari in fretta. Sono stufo di mantenere quel fottuto prigioniero...
di mantenere quel fottuto pigrone. Perché lo trattieni qui? Quello stronzo mi ha venduto una ricetta trasmittente che a suo dire mi avrebbe permesso di intercettare certe trasmissioni. Beh, non lo faceva. L'ho beccato mentre cercava di sgattaiolare fuori. Fuori città, prima che me ne accorgessi. Madornale errore, nessuno può fregarmi. È fortunato ad essere ancora vivo. Che tipo di trasmissioni stai parlando? Quelle provenienti dall'enclave, da New. Ehi! Cazzo te ne frega! Questioni di affari, ho bisogno di sapere se c'è qualcuno che cerca di fottermi. Questo è tutto quello che ti serve sapere. Ok. Quindi possiamo andare a parlare con gli schiavi? No. Decisamente no. Però, se ricordo bene, il nostro caro Vic è qui da qualche parte. Giusto? Eccolo qua, un uomo dall'aspetto rozzo. Dai, cazzo, fermati. E fermati. No. Cos'altro succede? Anche tu sei stato catturato. Ma hai detto che potevo parlare con Vic. Tu aiutare? No, no, no. Decisamente non è quello che pensavo. Però più che altro io starei cercando Vic da qualche parte, ma non so perché io ero convintissimo che fosse quello. Se no perde un attimo di senso il tutto. Ad ogni modo, nel mentre che ci rifletto, direi che possiamo concentrarci un attimo nello sviluppo, quantomeno, di una delle missioni che ci hanno affibbiato. Di fatto dobbiamo andare qui. Se ricordate, dai, non è troppo distante, ci riesce ad arrivare da solo. Questi sono tutti tossicodipendenti per chi se lo stesse chiedendo. Vedi un albero, e quello è sempre un tossicodipendente. Che ci aveva detto Lara, la capa delle gang di strada che abbiamo incontrato. Infatti, dobbiamo parlare con il nostro amico e fare un bellissimo salvataggio, visto che ci siamo. Ok, ragazzo mio. Che diavolo sei e cosa cazzo vuoi? Mi manda Mezer. Perché diavolo ti ha mandato? La sua roba non se ne va di certo. Vuole che controlli la sua roba per lui. Beh, vuole essere sicuro. Sei riuscito a entrare nella chiesa con l'inganno, 500 punti esperienza. Vai così di eloquenza. Al diavolo, entra e basta. Crede davvero che la sua roba pigli e scappi via? E poi che diavolo vorrebbe mai quella merda? Ok. Diamo una bella apertura alla zona. Oltre i tappi qui dentro. Non c'è oltre ai topi, magari i tappi. E qui vedete, vedi delle scorte piene di varie sostanze chimiche che non ti sono di nessuna utilità. 500 punti esperienza. Tra l'altro ci avviciniamo sempre di più a ottenere il nuovo livello. Cioè siamo ormai praticamente arrivati all'ottenerlo. Tra l'altro guardate questo cimitero, no, non è così scontato come sembra. No, 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 io volevo andare un po' più a nord, però va bene, visto che ormai siamo di qui. Direi che possiamo andare dall'altra parte ad avvisare la nostra amichetta. Era qui? No, era qui. Oh, andiamo! Voi immaginate che noi ne potremmo avere tre, ok, di compagni, se ricordo bene, tre o due. Suppongo più tre. Immaginate voi il casino con le porte che si creerà più avanti nella serie. Allora. Hai scoperto cosa c'è là dentro? Grossi contenitori che contengono prodotti chimici di qualche tipo. Il tutto ha senso, grazie, ecco i tuoi soldi. Cosa vuoi dire? Ho visto alcune carovane provenienti da Vault City scaricare quelle casse che vengono poi prelevate da altre carovane arrivate qui a New Reno. E allora perché dici che tutto ha un senso? New Reno è la capitale della droga, da qualche parte dovranno pur prendere i materiali grezzi per produrla, no? E sembra proprio che ne prendono una parte o addirittura tutti da Vault City. Allora dove si trova New Reno? Non lo so con esattezza. Da qualche parte a sud, credo. Non ci sono mai stata, ho solo visto le loro carovane fermarsi qui una volta, parecchio tempo fa. Ah, ok, grazie. Che ne diresti di un qualche soldo veloce veloce? 50 soldi facili. In realtà è pochissimo, però certo. Voglio che tu vada da Mezer e chiedigli se si può dare il sigillo nulla osta per sedare una vecchia questione tra me e Tiller. Lui capirà a cosa mi riferisco. Perché vuoi che vada io a chiederglielo? Perché non voglio che Tiller veda qualcuno della mia banda entrare e uscire dal palazzo di Mezer. Non voglio rovinare la sorpresa. Vedremo. Ok.
Quindi, fondamentalmente, Tiller è quello con cui abbiamo appena parlato alla chiesa, ok? E a quanto abbiamo capito, ci serve il nulla osta dal Mezer, che abbiamo appena parlato. E la grande chicca, che me ne stavo quasi per scordare, giusto per farvi capire, come io lo ripeterò sempre, Fallout 3, New Vegas, hanno attinto e continuano a tingere a piene mani da Fallout 2. Il nostro caro Mezer, nei codici di gioco, in realtà si chiama Caesar, come Caesar della legione di Caesar in Fallout New Vegas. E indovinate cosa fa la legione di Caesar? Lo schiavismo. Avete capito bene, era quasi già tutto scritto, ma quando entreremo a New Reno, la cosa vi sembrerà molto più evidente. Qualcosa di cui riparlare? Lara mi ha mandato a chiedere il permesso per attaccare Tiller. Cosa diavolo le è saltato in testa, così all'improvviso? Ho dato a quella puttanella una possibilità. Proprio poco tempo fa, non pensavo che avesse le palle di provarci. Di cosa stai parlando? Oh, non giocare con me, so esattamente cosa sta progettando di fare. Poco tempo fa gli ho dato una possibilità e non l'ha accettata, ma se adesso pensa di potercela fare, allora è ok. Beh, gli avevo detto che l'offerta sarebbe rimasta aperta. Se lei pensa finalmente di poterla battere, di poterlo battere, crede di essere più brava di lui a controllare la mia roba, beh, senti, non me ne frega un cazzo di chi fa la guardia alla mia roba, altrimenti fino a quando... almeno fino a quando la mia merce non viene danneggiata. Ok, grazie. 250 punti reputazione, esperienza. Hai ottenuto l'autorizzazione dell'attacco alla banda di Lara. Quindi schizziamo velocemente da Lara. Sì, questo episodio sarà molto destra-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra. Anche perché se entro in questi due locali so già che ci perderò tutto, tutto. Senza scherzare, tutto l'episodio. Quindi ritorniamo dalla nostra cara Lara, in tutta la nostra splendida felicità. Qui. Allora, hai già parlato con Mezer? Che cosa dice? Dice di sì. Se vincerete, potete prendere il loro lavoro, come sempre. Ottimo. Speravo proprio che dicesse così. Ho sentito che ultimamente si era lamentato di loro. Ecco i tuoi soldi. Adesso immagino che ci sia qualcosa da fare, giusto? Non possiamo batterli, data la loro forza attuale. Loro hanno più soldi e ci sono leggermente superiori in numero. Se tu riuscissi a trovare un qualche loro debolezza che ci consiglia di equilibrare le forze, o se scoprissi qualcosa da sfruttare a nostro favore, trovare una debolezza. E come credi che possa farcela? Più che altro, quanto? Ti daremo 150, non c'è modo per noi di avvicinarci abbastanza a loro da scoprirlo. Vedrò di fare il possibile. E qui entriamo nel pieno di quanto Fallout 2 può essere odioso. Se non si capiscono prima alcune meccaniche fondamentali, perché è anche vero che è un gioco vecchio e quindi ha le sue belle, belle, belle pecche. Tra parentesi, fate attenzione che quella porta deve rimanere perennemente aperta. Comunque, Tiller, come va? Stai cercando di darmi noia? Oh. Tiller! Come va? Ecco. Pensavo che sarebbe successo altre volte. Comunque sì, se non funziona, come nel caso delle serrature per scassinarle, qui dovete fare la stessa cosa. Cioè continuare a chiedere, a chiedere, a chiedere, fino a quando l'eloquenza riesce a scattare in positivo e darci il dialogo. Davvero la grande, dimenticavo, uno dei miei ragazzi ha fatto una grossa vincita di dadi e vuole dividere la sua gioia con gli amici, se capisci cosa intendo. Grande progetti, eh? Già, ha organizzato un party per stanotte, a casa sua, sarà grandioso. Hai guadagnato un livello, hai trovato una debolezza nella banda di Tiller. Già, organizzato un party a casa sua, fatevi un paio di birre per me. Ci puoi scommettere, berremo finché non cadremo a terra svenuti. Alla prossima. Ok, ora abbiamo il nostro livello, che innegabilmente... Cazzo, non ci ha dato la strenna, vaffanculo. Pensavo che un vintissimo che me l'avrebbe data ora. Che ce la mettiamo in riparare... No, scassinare assolutamente. Lo portiamo almeno a 40. E il resto possiamo buttarlo in... Perché no, riparare. 30... No, 28, che brutto, che brutto. Comunque, strenne, ne volevo un'altra, vabbè.
Quindi ogni tre livelli, giusto? Perché noi siamo al livello numero... Come siamo a livello 5? 2, 3, 4 e 5. E perché abbiamo una sola strenna? Non è ogni due livelli? Perché mi ha resettato i punti abilità? Perché ho fatto a nulla. Ecco perché. Comunque scassinare, dicevamo... Pardon. Ma mi ha dato due livelli così a caso? No, perché ora faccio... No, perché ho fatto cancio, ok, allora ricordavo bene. Cioè se riapro i Pip-Boy, scusate. 0-0, perfetto. Devo ricordarmi le strenne ogni quanto me le danno. Ad ogni modo, buttiamoci di nuovo nel nostro localino e avvisiamo Lara. E poi tra l'altro Lara che parla all'Arax è magnifico. Sì, stanotte faranno una festa. Eccellente. Lasceranno sicuramente un corpo di guardia ridotto all'osso. Questo sarà un gran bel vantaggio per noi. Faremo fuori quelli alla festa dopo aver assaltato la chiesa. E i miei soldi? Non credo che te li darò subito. Se vuoi vedere i tuoi soldi dovrai venire con noi. Non ti sto chiedendo di combattere. Ma voglio essere sicura che non siano una trappola. In totale ti daremo 300. Dammi un attimo per prepararmi. Ok, ma non ci muoveremo presto. Ok, ma noi ci muoveremo presto, quindi non impiegarci troppo, perderemo la nostra occasione. Ok, e questo, tra l'altro, sempre secondo il concetto che qui ogni missione può avere almeno 10 finali diversi, no dai, scherzo, 10 no. In questo caso noi potremmo andare anche a informare Tiller del piano, però noi, se preferiamo Lara, anche perché ci paga di più. Ok, andiamo. Guarda come arrivano di cattiveria. Appena riprenderò fiato, ti verrò a prendere. No, dubito che non lo farai proprio. Sei storia! Ma proprio di cattiveria loro con le lance. Ok. Sì, se ve lo state chiedendo, non so se potremmo rimanere neutrali. Cazzo, neutrali no, però avere questo effetto, a Madonna. Un colpo su 10 ne colpiamo. Cioè lo prendiamo più che concretamente. Ok, nel mentre che c'è questo avvincente scontro col nostro caro indigeno di quartiere che boh, è rimasto da parte, non vuole interagire col gruppo, non ho idea del perché non stia combattendo. Questi che si sparano anche tra di loro, perché sì, ragazzi, come ho detto, c'è il fuoco amico ed è, anzi è un grande problema, come avete visto nello scorso episodio per quanto riguarda il mercante. E diamo un'occhiata ai commenti e abbiamo il nostro caro Emanuele che si è rivisto tutta la serie di Fallout 1, ne sono felice, anche così potrei comprendere al meglio quello che sta succedendo qui. Per chi non l'ha ancora fatto, link in descrizione per vedere tutte le serie concluse. E in seguito Stefano ci ha risolto un dubbio, perché il ragazzone che abbiamo incontrato sempre nello scorso episodio che... lavorava con i bambini, diciamo così, che detto così è molto ambiguo, per quanto a me mi dia veramente di persona ambigua. Abbiamo scoperto che parlava una lingua strana. Bene. Parlava dialetto veneto e questo per me mi ha rotto il cervello, perché anche io non sono mai stato in Veneto e figuratevi io cosa possa capire. Però innegabilmente per me mi ha abbastanza destabilizzato, diciamo così. Grazie, ecco i tuoi soldi e un bonus di 100. Ok. Sì, sono ancora vivo. Gangster Lara. Ce l'abbiamo fatta, grazie mille, yay. Però io pensavo che ammazzavate gli altri. Non che vi fermavate a questo, però va bene, che vuoi che ti dica. Ricordate tra l'altro, ragazzi, di scaricare le pistole. Alle volte vi possono dare... cose molto, ma molto. Cioè, magari trovate un caricatore pieno, 12 proiettili. Miei coglioni, voglio proprio vedere se gli sputate addosso. Qui l'unica cosa che... Ecco, appunto, ricordavo che erano un po' di meno. Ecco, cioè, più che altro ricordavo che lo scontro doveva svilupparsi dentro. Aia. Aia. Spero che intervengano più persone possibili. Perché
appunto mi sembrava strano che fosse finita così, uccidendo solo la prima guardia. C'era da combattere tutto il resto della battaglia dentro. Ok. Passiamo di nuovo il turno. Mio piccolo indigeno, sarebbe il momento in cui entri nel combattimento. Perché sai com'è, c'è tanta roba da fare. Questa è stata così fallimentare che si è colpita da sola, non sto scherzando. Perché sì, se fai fallimento critico puoi colpirti da sola. Tu chiaramente manchi sempre 150 colpi. Avviciniamoci un po', tanto non siamo noi presi di mira. Sperando che ora che ci siamo avvicinati non prendano noi di mira, però teoricamente non dovrebbero farlo. Cazzo, quella è veramente una mira di merda. Aia. No! Lara non doveva morire, porco Giuda. Non doveva morire. Ora, signori, è andata come doveva andare. E c'è uno stuolo di morti in giro, praticamente. Passiamo il turno perché non dovrebbero esserci altri nemici, appunto. Yay! Per aver schiacciato i tuoi nemici guadagni 405 di esperienza. Grazie, ecco i tuoi soldi e un bonus di 100. Grazie mille. Gentilissima, grazie dell'aiuto. Ah, va, figurati, non ho tipo perso metà tra l'altro lei aveva finito giustamente tutte le munizioni. Non ho perso tipo metà della mia vita e boh, il resto della mia voglia di vivere. Ok, ora questo è un altro problema molto famoso in Fallout, quando i cadaveri si sovrappongono. Sempre un mezzo trauma. Prendi tutto, perché soprattutto quando avremo armi più potenti e magari capitano in corridoi, soprattutto in luoghi chiusi, diventa veramente traumatico riuscire a lottare tutto come si deve. Vabbè che poi anche lì oggettivamente se arriviamo a quel momento non credo avremo più grande volontà, possibilità di, come si chiama, lottare i cadaveri. Ok, tu sei vuoto, qui dietro non ce ne sta un altro? Se c'è, è imprendibile. Questo sedile è sostenuto da grossi mattoni di cemento. Non è importante, ma tu sei quello che è andato a guardare. Beh, effettivamente non gli posso dare tutti i torti. Ok, guardate che bello che si mette subito la guardia. Li abbiamo sconfitti sul serio. Già. Eccoci qui. Mi scarichi la pistola. Tac. E abbiamo un boato di merce da vendere. 73 colpi, grazie a Dio. Non avremo più problemi da qui a un bel po' di tempo con varie situazioni strane. E soprattutto, signori, ora dobbiamo compiere alcune piccole e importanti azioni per recuperare la vita. E quindi direi che ci respingiamo a nord. Perché? Dicevo, signori, perdonatemi per la piccola interruzione. Comunque, continuando la risposta ai commenti, volevo ringraziare Alessio, che appunto mi ha detto dove trovare il Becky, il nostro amico che ci deve un libro. E ora più che mai, grazie in generale per tutti i consigli che mi hai dato. Infatti mi ha ricordato una cosa che io qui a Klamath avevo dimenticato. Giustamente ci ha detto di fare attenzione ai bambini del Den, perché rubano e vanno a dare le cose al nostro caro Flick, quello che parla in veneto. Molto personaggio molto molto particolare, che ci ha dato anche un consiglio su come evitare che ci rubino le cose. Però per ora no. Comunque dobbiamo andare in questa zona, perché giustamente mi ero dimenticato di fare una cosa importantissima. E che tra l'altro avevo anche annunciata, ma tra un fatto e un altro me ne sono totalmente assolutamente dimenticato. Sì, cosa cazzo state vedendo pure voi, è normalissimo. E rispondendo a Dova Kingslayer, no, non abbiamo detto addio a Klamath, come vedi, assolutamente in nessuna forma e in nessuna maniera. Sono felice che mi definisci il tuo miglior youtuber, veramente grazie per i complimenti. E in generale, per quanto riguarda la pistola mitragliatrice, sì e no, perché è un po' fastidiosa come arma, non l'ho mai apprezzata perché alle volte fa le raffiche di colpi e se fai la raffica sulla persona sbagliata la falci, soprattutto ora che non abbiamo le armature giuste, quindi meglio di no, meglio decisamente di no. Sono anche felice che ti ha fatto ridere la mia gaffe sul nostro caro amico mercante nello scorso episodio che l'abbiamo ammazzato per sbaglio. E abbiamo qui un Mr. Andy molto 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 molto
incattivito. E Dova Kings Lily si corregge, il limite di tempo non è di 2 anni ma è di 13, quindi è voglia, possiamo fare un po' quel cazzo che ci frega. E per quanto riguarda il confratente sarà una bella incognita. Ora chiaramente abbiamo questo robot, ha subito un gran numero di danni, la sua superficie è coperta di ammaccature, graffi, fango e fili rotti. È illeso ma ha menomazione agli arti. Quindi noi di cattiveria, tra l'altro vi voglio far vedere la bellezza che quando colpiamo un robot che ci esce alla CPU, ai sensori, al manipolatore, che sarebbero le sue braccia fondamentalmente. Proviamo alla CPU. Allarme, registro malfunzionamento della CPU. Porco Giuda, ha subito un colpo critico alla CPU per 12 punti vita. Volano scintille, il robot perde un attimo il controllo. Ok, ci allontaniamo un attimo. Teoricamente un colpo singolo dovrebbe bastare. È molto resistente, però cazzo se me lo missi pure. No, no, no. Ma amico Fritz, Siuk, ti andrebbe di intervenire? Ah, ecco. Non credo potresti assaggiare il suo sangue, Siuk, perché sai com'è, è un po' robotico, eh. A parte quello, mi stavo riferendo a quello che aveva scritto il nostro, cioè aveva detto il nostro selvaggio, Siuk, Suk, come cazzo si chiama? Sulik, vaffanculo. E appunto questo mi aveva ricordato Alessio. Passiamo il turno, ormai è morto. L'altro, guardate che bello che giustamente lui lascia olio. Non possiamo raccogliere niente. Perché vi ho portato qui? Beh, semplicemente per vedere una cosa molto, 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 molto importante. Infatti qui abbiamo il vertiber schiantato e tralasciando che qui dovevano anche esserci dei cadaveri dell'enclave, fondamentalmente dell'enclave. E per quanto questa può sembrare una cosa totalmente casuale, mi spiace che sono spariti veramente i cadaveri. C'erano due membri dell'enclave da queste parti schiantati, morti. Non ci avrebbero dato nulla di loot, forse una cosina che servirebbe per una missione, ma c'è un modo alternativo per prenderla. Suppongo almeno. E questo cosa ci significa? Che il nostro caro amico re dei ratti geneticamente modificato è stato preso niente che poco di meno dall'enclave. Cos'è l'enclave? Lo scopriremo man mano, però questo è giusto per dare un importante sfondo su chi poteva aver visto una roba simile, cioè chi poteva aver visto chi poteva aver creato, avere abbastanza tecnologia da poter creare qualcosa di così veramente pericoloso come un ratto che riesce a comunicare con gli altri ratti e comandarlo. Abbiamo risolto questa incognita. Il problema ora è da capire in che rapporti noi saremo con l'enclave. E direi che forse ora si rifà il viaggio di ritorno al Den. Che palle. E qui voglio sempre ringraziare il nostro caro Alessio che ci ha dato praticamente una guida di dove trovare tutti i cazzi Pau, che sarebbero questi libricini qui, per intenderci, che ci aiutano molto con le abilità. Uno lo troviamo dietro il geco dorato, arf arf arf, ok grazie, dietro il bagno del geco dorato. In seguito un altro dai fratelli Danton, che sono questi qui, non ne abbiamo mai parlato, ma più che altro perché nemmeno fanno chissà che cosa. Comunque vedi uno dei due uomini molto simili dell'aspetto, potrebbero essere gemelli, entrambi sono molto muscolosi e hanno la fronte sporgente. L'altro dov'è? Ah, eccolo qui, ecco, l'avevo perso per un attimo. E là, sei qui per comprare un po' della nostra famosissima carne secca Danton? Benissimo, vorrei comprare qualcosa a carne secca, sembra interessante, dimmi di più. La nostra carne secca è un'incredibile mistura di 11 erbe e spezie, lascia che te le dica, è così buona da leccarsi le dita, almeno gli animali la adorano. Ah, anche gli animali, cioè, com'è? Gli animali la adorano. Ti seguiranno dappertutto per averne un po', deve essere quell'odore di marcio. Incredibile, sembra quasi che abbiate davvero... davvero mangiato la vostra carne secca. Cioè voglio dire, chi non lo farebbe? Yum yum. E beh, sei qui per comprare della carne secca o no? Carne secca, sembra interessante. Veramente avrei delle domande di voi. Uno di voi due ha mai sentito parlare di una cosa chiamata giardino di creazione? Stai cercando un cosa? La volta che più o meno mi sono avvicinato al giardino dell'Eden è stato quando mi sono trovato tra le braccia dell'amorevole Jenny, giù al Bot House. Di ma.
Non so come farvi questo rumore. Grazie, parliamo di qualcos'altro. Tu quale dei Danton sei? Io sono Chuck Danton. Cosa sei, stupido? Certo che quello che è. Certo che. Certo, quel che è. Ok. Non preoccuparti, adesso ho capito. Avrei bisogno di sapere qualcosa di te, Mr. Danton. Non credo che abbiamo qualcosa da dirti. Comunque, che cosa diavolo vuoi? Uno di voi ha mai sentito parlare? No, vorrei barattare. Tu quale Danton sei? Sapete qualcosa a proposito delle mutilazioni di Brahmin avvenute da queste parti? Beh, ho sentito che dire che ci sono degli uomini insetto che stanno facendo affette ai Brahmini nei pascoli di est di qui. Ma se fossi in te non crederei a tutto quello che si dice in giro. Però non capisco questo Hyunk Hyunk. Ok, credo sia tipo una risata sotto i baffi. Ok, capisco, grazie. Vorrei sapere un'altra cosa. Vorrei barattare. Magnifico. E appunto, qui troviamo l'altro Catspawn. 13 si fa fattibile, cioè non costano praticamente un cazzo. Il problema, perché costano così poco? Perché in Fallout 2, mentre nel Fallout 1 era quasi sicuro che ci davano l'abilità, in Fallout 2 no. È sempre a probabilità. Tra l'altro, guardate che bello che nella schermata di baratto ce lo dava di spalle, giustamente. È un piacere fare affari con te. Hai bisogno di qualcos'altro? No, penso sia tutto per ora, Chuck. Se gli scambiavamo si incazzavano e anche parecchio, fatevelo dire. Benissimo, ricomprare. Pensavo di aver bisogno di qualcosa per il momento, grazie. Delle domande per voi. Beh, ho sentito dire che ci sono degli uomini insetto. Vabbè, ci c'è la stessa cosa. Giardino dell'Eden. Ha la stessa cosa. Sono praticamente identici. Ci parli uno, ci parli con l'altro. Non dicono assolutamente nulla. Porta in legno si apre. Vaffanculo. Vaffanculo. Credo che però se la scassino si incazzano. Ho questo pragmatico e sospinto dubbio. Proviamo a salvare. Diamo una bella scassinata alla porta. Ora che tra l'altro abbiamo aumentato anche le nostre abilità. Non riesce a scassinare la serratura. È perché sei nato stronzo. Speriamo che ci dicano qualcosa e non semplicemente che, tipo, man mano che lo facciamo ci cala la reputazione. Sarebbe anche probabile. Ma come fai a non riuscire a scassinare, porco Dio? Ce l'abbiamo al 40%. Che cazzo di porta è? Cioè, veramente mi fa paura. Dai! Signori, niente da dire. Uno era in quella libreria che si trova qui e l'altro è da una delle signorine della Bathhouse. Semplice problema? Oh beh, nessuno se non fosse il fatto che... Porco Giuda! Porco Giuda! Non siamo né bravi a rubare né bravi a scassinare. Quindi la porta non si apre, la signorina ci picchia se ci vede rubare. Quindi, fatto ciò, purtroppo sono stretto a lamentarvi che tempo è tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.